ci concentriamo sulla sfida di domenica prossima con un doppio ex, un ospite graditissimo, vero e proprio idolo dei tifosi rosanero negli anni 90, primi anni 90, stagione 91-92 per l'esattezza, Felice Centofanti. Ciao Felice, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Ciao a tutti. Allora Felice, una tradizione importante quella degli esterni sinistri in casa rosanero, insomma negli ultimi anni, prima Fabio Grosso, poi Federico Balzaretti, tu sei stato, seppur in un'epoca diversa, un interprete importante del ruolo. Oggi forse, guardando proprio le corsie esterne, è lì che manca qualcosa al Palermo di Giampiero Gasperini. Beh, rimpiazzare Balzaretti non è facile. Gli esterni sinistri sono un po' carenti, tante squadre, cioè gli esterni sinistri che di centrali di centrocampo, quindi sono ruoli dove è difficile trovare qualità, e quindi insomma rimpiazzare Balzaretti, Fabio Grosso non è semplice. Felice, la tua è stata un'esperienza breve ma molto intensa in Sicilia, ecco, c'è un ricordo, un aneddoto particolare? Ricordiamo un Palermo che non navigava in ottime acque dal punto di vista societario, finanziario, ma l'entusiasmo dei tifosi era comunque a mille. Sì, diciamo che per tre quarti della stagione è stato così, poi il finale insomma è stato un disastro, però personalmente insomma è stato l'anno più importante della mia carriera, perché insomma è stato l'anno che mi ha fatto conoscere un po' dopo due anni era all'Inter, insomma, quindi è stato l'anno che mi ha fatto conoscere. Peccato perché poi l'anno è finito male, però insomma di quella squadra lì c'era Rizzolo, Bresciani, Taglialatera, insomma parecchi giocatori che poi ha fatto una buona carriera, insomma. Il Palermo è retrocesso in C, quindi noi giovani siamo stati tutti venduti ad altre squadre. Il problema era che bisognava giocare ogni domenica al Barbera, vero Felice? Che spettacolo, quanto mi manca, porca miseria. Poi sei stato ovviamente anche all'Inter, quindi catapultato nel grande calcio, anche lì una stagione un po' problematica per il club di Massimo Moratti, ti sei ritagliato il tuo piccolo spazio, ma cosa strana, insomma, pur non essendo un titolare inamovibile, anche lì idolo della curva, idolo dei tifosi, ma cosa avevi di così speciale da calciatore, forse da uomo più che da calciatore? Ma io prima di tutto ho detto sempre quello che pensavo, poi ho sempre dato il massimo in campo, quindi all'Inter, anche pur avendo giocato poco, però ho beccato 10 partite che mancava Roberto Carlos, dove abbiamo vinto il derby, abbiamo vinto 8 partite, 6 partite di fila, insomma abbiamo fatto un buon, io ho fatto insomma bene, però lì c'era un allenatore che non mi vedeva e quindi ho giocato poco, diciamo così. Hai detto ovviamente quanto ti manca il Barbera, immagino che seguirai ancora le vicende del Palermo. Volevo chiederti se ti aspettavi un inizio di stagione così travagliato, così difficile, con l'ennesimo cambio di allenatore e il Palermo coinvolto purtroppo nella lotta per la permanenza in A. Ma ci può stare, nel senso, dopo tanti anni, quando cambi sempre tanto ogni anno, insomma le altre squadre si rinforzano e devi essere bravo a beccare sempre i giocatori giusti. Magari quest'anno a Palermo ci sono giocatori che devono ancora adattarsi e quindi i risultati non arrivano, però insomma ci vuole pazienza, calma, la Serie A, rimanere in Serie A è importante, quindi bisogna tutti remare per la, vabbè, le solite frasi, no? Sì, infatti, per la stessa, però insomma pur avendo un presidente vulcanico penso che poi il Palermo in casa si può giocare la salvezza, perché il pubblico è sempre trascinatore, trainante, quindi spero, mi auguro che il Palermo ne venga fuori il prima possibile. Hai seguito qualche partita? C'è qualche calciatore rosanero, a parte ovviamente Fabrizio Miccoli, che ritieni decisamente sopra la media per la qualità tecnica, per spessore? Ma io Ilicic secondo me è un giocatore di alta qualità. Il problema è che deve avere continuità, deve credere più nei suoi mezzi, perché è un giocatore forte in velocità, tecnicamente forte, ha un gran sinistro, deve solamente credere nei suoi mezzi, perché è molto altalenante come rendimento, però secondo me è un gran giocatore. Senza Miccoli, prego.
a parte naturalmente Fabrizio Miccoli, insomma. Fabrizio appartiene alla schiera dei fuoriclasse, mi sento di dire, ha avuto probabilmente meno dalla sua carriera di quanto avrebbe meritato in proporzione al suo straordinario talento, non so se sei d'accordo. Assolutamente sì, insieme a Di Natale penso che siano dei giocatori simili e comunque giocatori che indipendentemente dalla tecnica, dalla qualità eccetera, mettono sempre un qualcosa in più in campo. Si vede che Miccoli mette un qualcosa in più indipendentemente dalla sua qualità, cioè lui mette il cuore e l'anima, che è una qualità che pochi giocatori hanno. Allora, senza Fabrizio Miccoli, senza Massimo Donati, che è il nuovo centrale difensivo, un po' il regista basso di questo Palermo, si va a San Siro contro l'Inter di Andrea Stramaccioni, terza forza del campionato, capace di vincere allo Juventus Stadium, però un po' balbettante nelle ultime 3-4 gare. Ecco, il Palermo può sperare di fare risultato, a tuo avviso? Io penso di sì, spero di sì, nel senso che deve giocare una partita molto concentrata e molto accorta, perché l'Inter gioca a sprazzi ma quando ha qualità, e quindi può fare il gol da un momento all'altro. Però secondo me il Palermo, un Palermo attento con delle ripartenze veloci, e secondo me può far male, può far bene in questo momento particolare dell'Inter. Però sai, sempre poi credo molto nella voglia di vendetta tra virgolette di Gasperini. Già, un'esperienza davvero particolare quella di Giampiero Gasperini all'Inter, pochissime gare, ha pagato forse la sua coerenza, la voglia di imporre sempre e comunque le sue idee, quella difesa a tre probabilmente gli è costata il posto, no Felice? Ma guarda, se ne è parlato fin troppo di quella difesa a tre, lì il problema è che c'erano che non sono arrivati subito i risultati e quindi è stato messo alla gogna Gasperini. Però io mi ricordo di tanti infortuni, di una squadra comunque smantellata rispetto a quella che ha vinto la Champions, campionato e Coppa Italia, quindi non era facile ripartire, cioè non è facile ristimolare un gruppo dopo tante vittorie così. Forse è stato un po' abbandonato, non tanto dalla società ma dagli uomini vicini alla squadra, quindi il direttore sportivo, il direttore generale. Peccato, insomma, perché Gasperini lo ritengo un buon tecnico, poi una persona molto seria, almeno non lo conosco, ma da quello che posso capire per televisione. Felice, ti piace Pietro Lomonaco come dirigente? Ha fatto un vero e proprio miracolo sportivo in 7 anni a Catania, adesso è il nuovo amministratore delegato del Palermo con pieni poteri, addirittura anche socio di minoranza di Maurizio Zamparini. Può essere l'uomo della svolta per tornare agli antichi fasti? Ma guarda, dai risultati che ha ottenuto Lomonaco, sicuramente a livello qualitativo è un dirigente importante. Io devo dire la verità, di questo calcio è poca la gente che mi piace, perché si sta vivendo il calcio in maniera troppo seria. A me piace la gente che ride, che trasgredisce un po', insomma, vedo troppa tristezza nel calcio, capito? Quindi questa è una cosa che a me non piace. E lo Monaco non è uno allegrissimo, nel senso che non ho visto, l'ho visto poche volte ridere. Insomma, il calcio dovrebbe essere interpretato e preso anche in maniera più leggera, capito? E quindi non mi riconosco in questo calcio attuale. Sì, come facevi tu sul campo, comunque eri un giocatore a tuo modo anche molto spettacolare, riuscivi ad entusiasmare la folla anche per questa tua indole un po' scanzonata, per questo tuo non prenderti mai troppo sul serio, che poi alla fine ti faceva volere bene e non influiva sul tuo rendimento sul campo, perché riuscivi ad essere comunque un grande professionista pur insomma non lesinando qualche sorriso, qualche atteggiamento anche un po' bizzarro. Io avevo un fisico che mi dava l'opportunità di trasgredire abbastanza. Io proprio professionista proprio non lo sono mai stato, nel senso che ero molto attratto dal vino e dalle sigarette e da molti vizi, quindi probabilmente se avessi fatto una vita più malviniana avrei ottenuto di più, però non rimpiango niente perché mi sono divertito e mi sono tolto tante soddisfazioni nel mio piccolo. Allora Felice, parliamo anche della lotta a scudetto, perché si parla tanto di anti-Juve, questa Juve che comincia a perdere qualche colpo, l'ha perso contro l'Inter, l'ha perso anche contro il Milan, ha delle rivali credibili in ottica scudetto secondo te la squadra di Antonio Conte?
Ma sinceramente no, anche lì io non è che sia Conte, che tutto il suo entourage, che tutto l'entourage della Juve non mi fa impazzire, appunto per quello che ti dicevo prima, sì, no? Anche sì, lì c'è una tristezza, ma mamma mia che roba brutta. Però devo ammettere che Conte ha dato un'impronta e una personalità alla squadra, e si vede che c'è la mano dell'allenatore. E comunque dopo 49 partite senza sconfitta, sì, ha avuto due sconfitte, però insomma sta giocando sempre un bel calcio, e è la squadra che ha più continuità e secondo me non molla, perché ha una rosa ampia e può, con le sostituzioni può fare un gran campionato. Rispetto alle altre è una marcia in più anche adesso, secondo me. Allora Felice, peschiamo nello scrigno dei ricordi felici, dei ricordi in maglia rosanero, vai Sara. Sì, appunto, a proposito di questi 8 gol che hai segnato con la maglia rosanero, volevo chiederti quale tra questi, cioè se ce n'è uno che hai preferito e quale ricordi con più piacere. Ma sicuramente il gol con il derby col Messina. Bravo. Perdiamo 1-0 a 10 minuti alla fine, e ho fatto gol di testa io l'1-1. E poi Giacomo Modica ha fatto gol proprio tipo al 90esimo, poi sotto la curva, quindi è stato veramente bello. Ricordo quella gara, ero in curva, insomma svelo anche la mia età, non più particolarmente verde, cara. Io dopo un anno, però. Cara Sara, sì, partita davvero strepitosa. Allora Felice, adesso ti giro i complimenti da parte di tutti i tifosi, insomma il famoso coro che ti era dedicato, qua stanno arrivando numerose mail, numerosi sms, e ti chiedo, no, visto che sei un esperto di fascia sinistra, ecco, il Palermo sta puntando diversi calciatori, si parla di Marchese, si parla di Dossena, di Mesbà, anche di Bocchetti. Ecco, quale preferisci, quale vedi più indicato tra questi quattro nomi? Ma probabilmente Dossena, insomma. Dossena sicuramente è qualità importante. Però io riprenderei Fabietto Grosso, ma visto che è a spasso, perché non lo riprendete, poverino? Già, Fabio Grosso svincolato, campione, campione del mondo, 35 anni credo che sia allo stato attuale l'età di Fabio Grosso. Felice, tu con il calcio, a proposito di quello che hai detto poc'anzi, hai chiuso, vuoi comunque rimanere in questo mondo, stai studiando da dirigente, da allenatore, non so? Ho chiuso con grande piacere. Ah, faccio il papà, che è molto più divertente, più bello. Bravissimo, abbiamo visto che hai avuto anche un accenno di carriera dirigenziale, direttore sportivo, prima all'Ancona, poi a San Marino, e cosa non è andato? Ma no, lì più che altro per fare dei favori a degli amici, però io col calcio faccio fatica, cioè il calcio è bello giocarlo, il resto c'è troppa gente che a me non piace, capito? Chi dirige, chi sta nel mondo del calcio a me non piace, insomma, è gente viscida, è gente che il bello del calcio è giocarlo o guardarlo comunque in TV allo stadio e appassionarsi, sì, però frequentarlo sinceramente non mi fa impazzire. Tutto quello che hai detto è assolutamente condivisibile, comprensibile, chiaramente in linea generale ci sono anche le mosche bianche, ci sono anche ovviamente le persone moralmente assolutamente integre, però insomma tutto quello che abbiamo visto anche in questi mesi, in questi anni, con le inchieste, con le indagini, la Procura Federale, con lo scandalo scommesse, non fa altro che avallare la tua tesi. Tu fino all'anno scorso ti divertivi ancora in terza categoria, o sbaglio? No, mi ha insegnato gli amici del mio paese, ma ho fatto solo due partite, quindi purtroppo non posso, non sono stato continuo, capito? Perché purtroppo adesso correre si fa fatica, quindi preferisco stare sul divano e vedere le partite. Vedrai Inter Palermo, per chi ti farai felice, poi chiaramente ti salutiamo. Oh, Palermo, minchia. Perfetto, in lingua originale, straordinario, il nostro Felice Centofanti, che non ha assolutamente dimenticato la sua esperienza importante, meravigliosa,
qui in Sicilia. Allora Felice, ci ha fatto piacere ospitarti, ti sei confermato ovviamente il ragazzo simpatico, schietto, che avevamo imparato a conoscere proprio qualche anno fa, più direi di qualche anno fa. Noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo ovviamente per il tuo futuro e soprattutto per la tua meravigliosa famiglia. Fare il papà è una bella responsabilità, ma anche una grande gioia, no? Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Un saluto a tutti e sempre forza Palermo. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.